Ciao ragazze, buon pomeriggio. Oggi secondo video in collaborazione con Elbiz. Come vedete, qui ci sono gli stampi che ho scelto sul sito e ci sono quindi due stampi a fiocco di neve più grandi, uno e due, i due fiocco di neve più piccoli, lo stampo degli ovali e mi sono preparata qui dei glitter. Sono dei glitter, questi. Sono bellissimi questi blu, questi silver olografici sono stupendi. Poi vari pigmenti, sia in polvere che liquidi, insomma un attimino devo scegliere cosa utilizzare. Adesso con la resina, ragazze, vado a mescolare per 5 minuti, la lascio riposare, la divido in vari bicchierini, dopodiché ci mettiamo all'opera. Quindi, a tra poco. Allora, le creazioni si sono catalizzate e adesso le andiamo a vedere insieme. Poi vi faccio vedere altre cosine che ho colato e così facciamo anche un piccolo, scopriamo le creazioni in resina. Allora, partiamo dal fiocco di neve più grande. Allora, questo è il fiocco di neve rosa. Sì, un fiocco di neve rosa è un po' particolare, ma è bellissimo. Poi facciamo questi piccolini e questo è quello con i glitter. Aspettate che mi avvicino. Ah, anche questo è veramente molto molto bello. Guardate che belli che sono. Questo è l'altro fiocco di neve più grande, ma è bellissimo. Ok, e questo è l'altro piccolino che è uguale a questo. Eccolo qui. Poi, oltre a questi, vi faccio vedere. Allora, questo è l'ovale più grande. Ma è veramente bello. Questo lo utilizzerò adesso, non so se andare a lavorare con l'Erokail oppure metterci dietro un veils e utilizzarlo in questo modo. Vedremo, vedremo. Poi vediamo questo qui. Oh, che carino. Allora, qui c'è una renna e poi diciamo che ho usato le rimanenze di resina, ragazze, quindi è venuto fuori questo ciondolino così carinissimo. Poi, ragazzi, vi faccio vedere anche questi due fiocchi di neve che avevo fatto in precedenza. Quindi questo è foglia oro e qualche glitter, olografico all'interno. E questo è foglia argento e pigmento pearlescente. Poi andiamo a vedere questi omini di neve. No, vediamo quello piccolino prima. Ok, allora il nasino mi sembra, eccolo qua, è venuto. Quindi qui andrò a ripassare magari i bottoni, il naso con
con il bianco. Non lo so, comunque questo è venuto. Vediamo quello bianco. Questo bianco, ecco, qui c'è una bollicina sul naso, vedete? Quindi c'è l'omino di neve più grande e l'omino di neve più piccolino. Poi andiamo a vedere questo stampo. Vi lascio il link anche di questo stampo che trovate sempre sul sito. Allora, andiamo a vedere questa A. Eccola qui, fatta in questo modo. Qualche piccolo eccesso, però è venuta benissimo. Poi ho fatto anche la D. Bella anche la D, da ripulire degli eccessi, ma anche questa è molto bella. Poi con questi devo fare dei portachiavi, quindi sono delle richieste. Questa con pigmento olografico. Bellissima. Poi la M. Perfetto. Eccola qui, questa è foglia oro e base nera. E anche qui devo togliere degli eccessi, ma è venuta benissimo. Bene, con questi abbiamo finito. E per ultimo, ragazze, voglio farvi vedere questi. Allora, vediamo subito. Zenzina, perfetto. Non si vedono i dettagli, ma dopo li farò risaltare con il bianco. E qui c'è Zenzino che ho fatto con i glitter blu. Ma sono carinissimi. Allora, dopo questo piccolo scopriamo le creazioni, vado a forare i fiocchi di neve e andremo poi a vedere come utilizzarli. Ho forato i fiocchi di neve e ho messo il chiodino a vite. Ho preparato poi queste basi portachiavi. Mi sono preparata anche questa catenina in acciaio perché con il ciondolino più piccolo voglio realizzare proprio una collanina, mentre con i ciondoli questi qui voglio realizzare dei portachiavi. Qui ho anche gli anellini in acciaio e volendo possiamo aggiungere altre decorazioni, dei campanellini, possiamo aggiungere delle perline. Allora, vi faccio vedere. Questi sono campanellini in acciaio, quindi vi lascio il link anche dei campanellini in acciaio. E ragazze, andiamo a montare il portachiavi. Volendo ci si possono mettere anche i pompon. Infatti, aspettate ragazze. Allora, ho preparato anche i pompon. Qui lo metterò azzurro. Quindi inserisco qui. Poi inserisco così, poi chiudo. Eccolo qui. Poi prendiamo un altro anellino e anche gli anellini, ve l'ho detto, sono in acciaio, quindi apro il pompon A.
Eccola qui, vedete la solina. Inserisco qui e inserisco qui e chiudo. E il primo portachiavi o anche accessorio per borsa è pronto. Aggiungo anche il campanellino, ecco qui, ed è pronto. Poi abbiamo sia l'anello che il moschettone da poter utilizzare. Eccolo qui, questo è pronto. Adesso invece per la collanina io prendo questo fiocco di neve, prendo un anellino, eccolo qui, e faccio passare l'anellino, chiudo, prendo la mia base per collanina, sempre in acciaio, ragazze, e in questo modo ho fatto anche la collanina con il fiocco di neve, quindi veramente super super semplici. Bene, passo a montare le altre creazioni, ve le faccio vedere tutte quante ultimate. Eccole qua ragazze, queste sono tutte le creazioni montate come portachiavi, la collanina. È super semplice ma veramente carinissima. Andrò a realizzare un'altra collanina con quest'altro fiocco di neve e poi vedrò come utilizzare questi due cabochon. Comunque guardate che belli questi portachiavi, sono stupendi. Sono ovviamente super semplici da fare perché dobbiamo solamente colare la resina negli stampi e devo dirvi che gli stampi, questi qui a fiocco di neve, mi piacciono tantissimo. Oltretutto, sono super semplici anche da forare con un semplice trapanino manuale. Ora vi faccio vedere. Allora, qui vedete questa parte qui. È quella dove io mi posiziono anche con il trapanino manuale e poi vado a fare il forellino. Poi vado ad inserire il chiudino a vite e chiudino a vite prima lo possiamo bagnare con un pochino di colla Asulit oppure con un goccio di resina e poi dopo andarlo ad inserire nel forellino, girare e bloccarlo. Quindi super semplice. Poi, come avete visto, ho utilizzato un campanellino in acciaio, anellini in acciaio e insomma, mi piacciono veramente tantissimo. Queste basi portachiavi poi sono fatte strabene perché abbiamo sia l'anello che il moschettone, quindi possiamo utilizzarlo per le chiavi o possiamo attaccarle allo zaino. Possiamo attaccarlo allo zaino, alla borsa, quindi diventa anche un accessorio decorativo. Bene ragazze, allora io con questo video ho terminato, gli stampi sono super approvati, mi piacciono tantissimo e andrò a fare anche altre basi con sia con lo stampo più grande che con lo stampo più piccolo, così in modo da realizzare collanine e altri portachiavi, quindi color Tiffany, gialline, lilla, nero, insomma, voglio creare altri fiocchi di neve, tutti colorati, in modo da poterli anche abbinare alle basi pompon che ho. Volendo, potete metterci una bella perla grande, un bel cristallo, altre creazioni in resina magari più piccoline, insomma, potete sbizzarrirvi come più volete. Bene ragazze, io vi saluto, vi mando un bacione resinoso e fatemi sapere cosa ne pensate. Nell'info box trovate tutti i link, quindi vi metterò il link degli stampi, vi metterò il link del basi portachiavi, delle collanine, degli anellini in acciaio e dei campanellini in acciaio e anche dei pompon. Così ragazze, avete tutto a disposizione e vi lascio anche il mio codice sconto. Quindi noi ci vediamo con i prossimi video, vi auguro una buona giornata. Ciao!